A 2 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, il Coordinamento Acireale per la Pace, l'Ufficio per la Pastorale Sociale per il Lavoro della Diocesi di Acireale e il Comune di Acireale, che ha dato il patrocinio, hanno organizzato in Piazza Duomo un flash mob e un momento di silenzio per tutte le vittime della guerra e contro le armi. Un centinaio, coloro che si sono radunati al centro di Piazza Duomo in silenzio, con solo torce e candele accese, creando un cerchio simbolo della pace. Si è manifestato anche per fermare il conflitto a Gaza e Cisgiordania, con un bilancio arrivato a superare i 30.000 morti, di questi una buona parte bambini. Un genocidio denunciato più volte dall'ONU e in questi giorni dall'Italia con una mozione parlamentare. Anche in Ucraina la popolazione civile continua a pagare un prezzo altissimo con quasi 15.000 morti e decine di migliaia di feriti, mentre 6 milioni e mezzo sono gli sfollati. Sul fronte militare, i soldati russi caduti in battaglia sono circa 160.000 ed altrettanto tra l'esercito ucraino. Cifre inaccettabili e destinate purtroppo ad aumentare, come ricorda Pippo Scudero del Coordinamento Acireale per la Pace. Pare che nel mondo al momento di guerre ufficiali, ahimè, ce ne siano 59. Un invito a impegnarci noi, in prima persona, tutti noi, per operare per la pace, per ripudiare la guerra contro gli armamenti e contro la violenza, per una scelta di non violenza, per un rispetto di tutti i popoli. Sempre in Piazza Duomo è stato allestito un banchetto con un questionario da compilare sul grado di informazione sui conflitti nel mondo. Don Mario Fresta, parroco della cattedrale di Acireale, nel suo intervento ha invitato tutti ad un momento di preghiera e riflessione perché nel mondo trionfi la pace. Molte le popolazioni nel mondo per cui il conflitto è ormai una tragica normalità. Guerre spesso dimenticate, ha ricordato Don Orazio Tornabene, direttore dell'Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Acireale. Noi invece non vogliamo far spegnere i riflettori né sulle guerre che ci sono in atto in Europa e nella vicina Medio Oriente, ma nemmeno quelle che nel mondo ancora si combattono. Noi vogliamo essere un segno per far svegliare un po' le coscienze assopite dalla quotidianità.